Amici di Motofan, siamo pronti per vedere insieme che cosa è successo. In Russia, il mondiale Superbike sbarca a 100 km da Mosca e ci sbarca con grande successo. Nonostante la pista l'abbia disegnata Tilke, nonostante non ci sia una tradizione motociclistica in un paese dove per 300 giorni l'anno c'è il ghiaccio per terra, eppure è stata una gara eccezionale che ha cambiato il volto al mondiale del venticinquennale, il Mondiale 2012, volta pagina sul circuito di Mosca, e lo andiamo a vedere insieme subito. Andiamo a commentare gara 1. Si parte con condizioni difficilissime, tutti con le slick, pista bagnata, una piccola traccia asciutta, va via Sykes inseguito da Aslam, Laverty, mentre Melandri e Biaggi partono in modo abbastanza prudente, iniziano le scivolate con Ghintoli in queste condizioni veramente difficili e molto molto pericolose, con un Giuliano scatenato che va a scavalcare Aslam, e questo è un brutto colpo di scena. Carlos Checa viene falciato da Johnny Rey. A questo punto la Ducati deve davvero dire addio al mondiale. Continua la bagarre con Giuliano, Johnny Rey, un grandissimo Chaz Davis e Eugene Laverty. Poi ci pensa da solo Johnny Rey, questo sarebbe il sostituto di Stoner nella MotoGP. Si va veramente molto lontano in HRC. Va via fuori anche Giuliano e poi brutto colpo di Aslam che va a portare fuori pista uno sfortunato Chaz Davis. A questo punto Melandri inizia a recuperare, ma recupera anche Davis che purtroppo rimane senza il cambio, non riesce a scalare, non gli entra la marcia e vola via. Sfortunatissimo, andava veramente molto bene. A questo punto, in solitario, sotto il sole, seconda vittoria per Tom Sykes. Melandri arriva secondo e pessimo sorpasso all'ultima curva per Biaggi sull'Laverty. Veramente bruttissime immagini di ordini di scuderia che non ci dovrebbero essere per un 5 volte campione del mondo. Incredibile, Max Biaggi ha avuto bisogno di far fermare Laverty per un 5 volte campione del mondo. Un vero peccato che abbia dovuto ricorrere a questo piccolo trucchetto che poi, come vedremo in gara 2, non servirà a niente. Andiamo anzi a vedere subito il momento chiave della stagione. Gara 2 di Mosca. Si parte sotto il sole per gara 2 che cambierà il volto del mondiale Superbike. Ancora una partenza spaziale di Tommy Sykes, bagarre dietro. Con i soliti vola via, neanche due curve. Pessima stagione per Michel Fabrizio, Sykes, Laverty, Aslam, Aya Canepa dietro, Bagar si toccano. Gara in perfetto stile Superbike. Iniziano i numeri, Laverty arrabbiatissimo con nella scia Aslam. Arriva Melandri, inizia a scavalcare gli avversari, non è più tattica, attendista, e ora attenzione, va in collisione. Questo è Max Biaggi che va a colpire Aslam dopo che si è toccato con il solito Johnny Rey. Un altro zero, mondiale ormai compromesso, e non se lo fa scappare Melandri che inizia a spalancare il gas e a lasciare da soli in battaglia Sykes, Laverty, Johnny Rey. Eccoli qua, bellissima lotta, duelli staccate sul filo dei millimetri, sorpassi, e poi purtroppo perde la ruota posteriore e coinvolge un incolpevole, unica volta nella stagione, Johnny Rey viene colpito dalla moto. Melandri vince davanti a Sykes e a un grande Chaz Davis. A questo punto il mondiale cambia veramente il suo volto, perché Melandri è il nuovo leader del campionato mondiale Superbike con la BMW e ha 18 punti e mezzo su Max Biaggi.
vittoria di Melandri e errore incredibile di Max, cioè errore di Max, caduta di Max. È inutile cercare le colpe, Johnny Ray è un catalizzatore di cadute, avrà falciato 180 piloti quest'anno e in più lo mandano in MotoGP, rischiano di far chiudere la MotoGP in due gare. Ma a parte gli scherzi, Max ha commesso un errore gravissimo in gara 2, come abbiamo visto, coinvolgendo anche Aslam, e a questo punto veramente la stagione inizia a essere per Max in salita, 18,5 punti da recuperare. Lui da Aragon non era più il pilota che conosciamo, o problemi personali, o problemi con Aprilia, il suo team, la sua moto, qualcosa che lui ha la possibilità di ribaltare, di cambiare e di andare all'attacco, anche perché il mondiale Superbike è un mondiale di colpi di scena continui, basta un piccolo errore di Melandri o della BMW che si riequilibra tutto, quindi un grande finale a due soli, perché Ducati ormai è tagliata fuori anche dal mondiale Superbike. Ceca sfortunatissimo, Giuliano troppo arrembante. Vedremo nelle prossime gare, ma ora andiamo a vedere insieme un'altra stupenda vittoria del team Lorenzini. Si spenge il semaforo, attenzione, mi sa che Sam Lowes è partito prima, infatti la direzione gara lo pizzica, gli fa fare right through il grande avversario del team Lorenzini di Kenan Sofoglu, e Sofoglu si fa avanti a spallate e se la deve vedere con Cluzel, il grande francese della Honda PTR, e inizia un duello che vede i due confrontarsi a suon di staccate e di sorpassi che fanno mettere le mani nei capelli nel team di Vanni Lorenzini, che però ha un pilota che è il grande specialista di questa cilindrata. Intanto in terza posizione si fa largo con il numero 65, il russo Leonov, che conquista la terza posizione. E infatti Sofoglu, che è il pilota perfetto della Supersport, verso la fine di questa bellissima gara della Supersport riesce ad allungare, a conquistare un margine addirittura di 5 secondi. Un'altra vittoria e un grande margine di vantaggio di punti. Cluzel secondo, è incredibile, Leonov il russo, team Yannick Yamaha R6 riesce a finire sul podio. Ora è davvero solitario al comando per il brutto errore di Lowes. Cluzel è il suo inseguitore, ma oltre 30 punti separano il team Lorenzini e Sofoglu dagli avversari. Grande Sofoglu, un'altra vittoria, aumenta il vantaggio in classifica, nonostante per lui sia stata una stagione travagliata, sfortunata, con un infortunio, con penalizzazioni, è veramente determinato e veloce. Questa è la sua categoria, la sua cilindrata, lui è il re della Supersport. Quindi in bocca al lupo a Vanni Lorenzini e a Kenan Sofoglu, e vedremo se riuscirà ad agguantare il primo mondiale del team Lorenzini nelle prossime gare insieme qui su MotoFan. Ciao!